Un solo minuto e la terribile coppia Aquino-Padolecchia, che dà ragione all'ultimo mercato, confeziona il classico gol dell'ex. Canale privato perfetto e la sfera va ad Aquino, che supera tutti e infila un bolide d'antologia sotto la traversa. Un gol liberatorio che spezza la sterilità, restituisce il sorriso, cancella il momento claudicante e conferma la prima piazza pur col Prato. Un successo pienamente meritato in virtù di una concretezza che ha consentito al Chieti di creare le occasioni più ghiotte senza rischiare che briciole. Santoni, una sicurezza nelle uscite, non ha mai parato un tiro. Squadra, quella nero-verde, che ha giocato col solito cuore, disposta in modo ineccepibile da Morganti, espulso in modo precipitoso da un Valenzin protagonista, ma grazie al cielo un tempo solo. Il Chieti rivede Lauro nelle retrovie, il difensore sarà invalicabile, come alle sue spalle, un Drago ancora una volta strepitoso. Benissimo anche Battisti, centrocampo ferreo, animoso, pugnace, in cui è mancata soltanto qualche invenzione di un grosso più gregario di se stesso e del gruppo che ispiratore della manovra. Nessun problema. Le punte, scelta azzeccata quella di Morganti di puntare sulla rapidità. Un fulmine dopo 61 secondi ha fatto secco l'Imola. Aquino molto bene, ma ben oltre la sufficienza Spiderino Padolecchia. Nell'attesa dell'argentino Beltramo, esordio nella gara più importante col Prato il 26 all'Angelini, il Chieti deve pensare Gianrussi mortificato dai Garfagnani. La cronaca, subito il gol descritto, tutto molto bello. 12esimo, incursione di Zaccagnini. Dozio, il più bravo rossoblù, anticipa salvando Aquino. Ancora una incursione di Zac Zac al 15esimo, Battistini attento. 18esimo, tenta da 25 metri Padolecchia. Mezz'ora, Padolecchia invita deliziosamente Zaccagnini, che prepara la botta di Aquino. Toschi mette in angolo. 35esimo, unico brivido teatino, la mischia nasce da una punizione di Actis dato, Santoni sventa. Poi l'espulsione da capire di Morganti. Al 47esimo Padolecchia serve Barni che si incunea, tenta, poi qualcuno salva ribattendo. Ripresa, si placa l'onda devastante del fischietto, s'allenta la tensione, la gara riacquista la sua correttezza, logica conseguenza di una direzione finalmente normale. L'Imola ci mette l'anima, ma non trova sbocchi, dalle parti neroverdi non passa nemmeno l'aria. Al nono soltanto Actis dato supera fortunosamente con una mano Battisti, sfera a Fusari, botta che viene respinta, poi Casoni non becca il corridoio opportuno. 11esimo, Perenzin prova con la sorpresa dalla distanza. 21esimo, punizione a fil di traversa di Padolecchia, che poi esce tra i meritatissimi applausi degli oltre 1000 tifosi, tanti se si pensa alla botta del derby. Entra a Gambadori, grosso va a sostegno di Aquino, il Chieti insormontabile, ha una concentrazione straordinaria, come sempre del resto. I coniglietti morgantiani si moltiplicano, tappano falle, rincorrono ogni palla. Al 23esimo il Chieti potrebbe chiudere il match. Bolla assiste con bravura Aquino, che batte ancora in velocità l'esperto Minghi e scaglia sul primo palo, dove Battistini rimedia. Dall'angolo flebile la telefonata di Grosso. Tutto qui. Solo al 36esimo Dozio va a sforbiciare un traversone da brivido, alto, come giustizia vuole. Partita esemplare del Chieti, presidente Buccilli. Il Chieti un po' delle prime giornate si è rivisto, molto pragmatico, molto attento, ha rischiato pochissimo, nonostante Valenzin di Milano. Ma diciamo, la partita si è messa subito bene, però non siamo stati bravi ad approfittare del vantaggio e delle situazioni favorevoli che sono create con Zaccagnini, che è riuscito a sfondare 4-5 volte il primo tempo, poi non l'abbiamo fatto più nel secondo tempo. Però il mister aveva cambiato qualcosa, aveva dato fiducia a nuovi arrivati, quindi formazione un po' l'ha rivoluzionata, qualche giocatore sulle gambe, qualche cosa magari che abbiamo speso in queste 10 partite, perché bisogna anche ammettere che la squadra ha dato tanto, la nostra squadra è una squadra che corre, alla fine può essere anche stanca, non può essere lucida fino alla fine. Gabriele Morganti, cattivo, felice? Molto. No, cattivo no, felice. Perché ti hai tirato fuori, Gabriele? Tirato fuori perché ho protestato, perché secondo me stava prendendo una piega negativa come decisione nei nostri confronti, ma non è che ho detto solamente allora, poi avevo superato la linea bianca e mi ha mandato. Di qualcosa hai detto, io che ti avevo difeso sostenendo che no, non ho detto avevo... E allora? Però ci sta, non è un problema. L'importante per me non era Morganti in panchina, era che il Chieti vincesse, e l'ha fatto dopo 3 partite che non si vinceva, e sono molto contento. Che cos'è che oggi ha funzionato, visto che avete vinto?
Ma noi, io ho deciso di far giocare due attaccanti agili, veloci, tecnici, perché sapevo della loro difesa che poteva andare in difficoltà. Difatti ogni volta che siamo riusciti a giocare in questo modo, palla a terra, l'abbiamo messa in grosse difficoltà. Poi per il resto la squadra ha fatto quello che doveva, ha difeso benissimo, ha permesso solo un tiro pericoloso, è stato bravo Santoni, quindi molto molto bene.